È durata 9 mesi la vasta indagine dei carabinieri di Marostica che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione e una rete di pusher che rifornivano di cocaina, marijuana e hashish il territorio di Tezze sul Bretta, utilizzando un bar come luogo di spaccio. 5 le persone arrestate, altre 3 denunciate in stato di libertà, 7 soggetti segnalati in prefettura quali assuntori. Sequestrati complessivamente 17 grammi di cocaina, 71 di marijuana, 24 di hashish, 137.500 euro. 560 le cessioni di droga documentate. Le indagini erano iniziate nel novembre scorso, quando i carabinieri della stazione di Marostica, durante un controllo, avevano trovato una persona in possesso di una dose di cocaina che confidava di aver acquistato poco prima all'interno del bar Fenice di Tezze sul Brenta dai gestori del locale, Vito Antonio D'Armento e Erika Scafo. I militari hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare sia presso il bar che all'abitazione dei due, attigua all'esercizio, trovando oltre 135.000 euro, 17 dosi di cocaina, consegnate spontaneamente dallo stesso D'Armento. Oltre al denaro e allo stupefacente, i carabinieri in quell'occasione avevano posto sotto sequestro gli hard disk dell'impianto di videosorveglianza, da dove era possibile visionare immagini che consentivano di documentare i movimenti e le attività dei due che si susseguivano nella casa e all'interno del bar. I core business della loro attività non erano tanto i croissant e i cappuccini serviti ai clienti del bar, ma il repertorio di droghe che altri clienti erano abituati ad acquistare nel locale. Dai video i militari dell'arma hanno potuto appurare che fra il 25 ottobre e il 15 novembre 2019 i due baristi avevano effettuato dentro il bar 554 cessioni di cocaina nei confronti di vari avventori, con una media di 30 cessioni giornaliere e picchi nei giorni di venerdì e sabato di oltre 50 cessioni per oltre 70 dosi. I filmati della telecamera mostravano chiaramente gli avventori che, entrati nel bar, ordinavano e consumavano caffè o altro e, all'atto di pagare, ove fossero in cerca di cocaina, consegnavano al D'Armento o all'Arzaco prima l'importo della consumazione che veniva riposto nel cassetto del registratore di cassa, poi delle banconote di taglio più grosso a seconda del quantitativo richiesto, le quali venivano riposte in una busta situata accanto al registratore di cassa, dove si trovava un barattolo contenente le dosi di cocaina, le quali venivano dal cassiere di turno estratte dal barattolo e depositate sul banco, da dove venivano subito prelevate e velocemente conservate in tasca o nel portafogli dell'acquirente. Gli inquirenti di Marostica, in base a questi riscontri, hanno provveduto all'identificazione degli avventori che, posti di fronte ai fatti, hanno confermato quanto accaduto.